Tutti nel giardino abbiamo una rosa e tutti ne vorremmo avere 2, 3, 10, 20, 30, quindi moltiplicare le rose. Il viaggio che inizia oggi è un viaggio che ci porta proprio a conoscere, ad approfondire quelle che sono le cosiddette malizie del giardiniere, cioè i piccoli segreti, quelli che servono comunque per ottenere da un semplice ramo una rosa. Come avviene la moltiplicazione? Vedete questi rami? Si sceglie sempre il ramo che è uscito durante l'anno, cioè il ramo nuovo, quello che è partito ai primi di aprile, piano piano è cresciuto, ha prodotto rose, però è un ramo che è nato durante l'anno. Il prelievo del ramo in una rosa che ha, come in questo caso, 5, 6, 7, 8 rami, ce n'è uno invece molto importante, lo si vede perché è molto più grosso, aspetta che tagliamo le foglie così si vede bene, è molto più importante rispetto ai ramettini piccoli. Bene, si parte proprio con il prelevare quel ramo. E dove lo preleviamo? Lo preleviamo sotto ad una gemma, ogni foglia nasconde di dietro una gemma. Noi facciamo il taglio e abbiamo, vedete, un ramo che lo mettiamo qui con gli altri. Le talee legnose che abbiamo immerso a suo tempo nell'acqua vengono intinte nell'ormone radicante, un colpettino perché cada l'eccesso ed inizia il trapianto. Vedete, è già uscita una nuova vegetazione, segno evidente che lì sotto sicuramente si è già formato il callo e sono già uscite le prime radici. E ci accorgiamo, vedete, che lì c'è già una puntina bianca che vuol dire che è iniziata la radicazione. Questa piccola puntina bianca ha fatto sviluppare queste tre foglioline. Ma proviamo di vedere se ne troviamo anche di quelle che hanno una radicazione migliore. Ecco, guardate questa. Vedete? Queste due minuscole barbette bianche sono l'avvio della radicazione che ha già manifestato le prime due foglioline. Quindi queste saranno tutte rose, pronte per essere travasate, tolte dal periodo di taleaggio. Questo è l'effetto di una buona teoria, le radici sono avvenute, per cui è l'esempio che tutto funziona.